Mi sto chiedendo seriamente perché ho scelto l'università che ho scelto in questo momento. Oh mio Dio, e ho solo fatto due esami, me ne mancano altri 150. Yo, crazy people, bentornati sul mio canale. Il mio nome è Didi e vi do il benvenuto in questo nuovo video. Sono appena tornata da un esame. Ebbene sì, questa mattina ho fatto un esame di spagnolo, è andato bene, ho concluso con un bellissimo 30, sono molto fiera. La gente che mi followa su Instagram saprà, ormai abbiamo creato tipo una comunità di persone che hanno perso le speranze e che siamo tutti nella stessa situazione, quindi thank you guys for the support. Ho appena finito un esame, ma domani ne ho un altro. Domani a praticamente quest'ora dovrò già uscire di casa per andare a fare l'esame. Domani mi aspetta un esame scritto di inglese. E direte, ma sì, di te con l'inglese andrà bene. Vi assicuro, ragazzi, che io temo questo esame da morire perché ho veramente paura perché lo fanno in una maniera e lo strutturano in una maniera che ho paura che mi facciano dei brutti scherzi e che magari sbaglio in cose stupide. Perché io a parlare, cioè, tipo, sono sempre wanagana, super tranquilla, eccetera, eccetera. Infatti, agli orali vado sempre, cioè, vado sempre, vado abbastanza bene. Gli scritti, ho veramente paura. Se siete della cattolica e se studiate lingue mi potete capire. In ogni caso, domani vi porterò all'esame con me, cioè non è che vi posso fare entrare con me all'esame, però ho deciso di iniziare il video oggi proprio perché vi faccio un po' vedere quello che faccio io prima di un esame. Ovviamente, essendo un esame scritto, è diverso da quello orale. Adesso sono le 11, io devo capire dove sono. Adesso mi mangio un'arancia, mi bevo un caffè perché stamattina non l'ho bevuto perché avevo paura per il mio intestino tenue che esplodesse. Facciamo partire questo intro e iniziamo questa giornata di morte. Ok amici, I am back. Come potete vedere, il primo step è stato completato, ovvero quello di mettermi assolutamente in pigiama. Voglio fare un disclaimer e scusarmi perché mi vedete sempre solo ed esclusivamente con queste felpe. Il problema è che non pensavo ci fosse questo freddo a maggio, cioè a giugno, e quindi le uniche felpe che ho qua a Milano, perché io non torno a casa, è da un mese che sono qua ed è da un mese che ho gli stessi vestiti perché è da un mese che fa freddo qua a Milano. Non vi ho ancora spiegato come, diciamo, si struttura un po' l'esame in cattolica di inglese. Praticamente al terzo anno abbiamo due traduzioni, una dall'inglese all'italiano e l'altra dall'italiano all'inglese, la comprensione del testo da scrivere a mail. E poi c'è un ascolto. Quindi io oggi cosa posso fare per prepararmi a questo esame? È da una settimana che mentre studio ripetevo spagnolo la mattina e il primo pomeriggio, e poi dal pomeriggio fino a prima di cena facevo inglese. Facevo inglese con noi abbiamo dispensa, che è un po' inutile perché abbiamo un sacco di traduzioni ma senza soluzioni, nel senso che possiamo esercitarci quanto vogliamo, però non ci danno neanche le soluzioni per capire se qualcosa è giusta oppure no. Ormai il mio cervello è un po' in pappa e la cosa è che purtroppo per quanto mi posso allenare non si sa mai quello che esce all'esame, perché ovviamente in classe ti fanno fare tipo delle traduzioni su il tuo cane Bubu e dopo esserti esercitata praticamente tutto l'anno su delle traduzioni che ti sembrano fattibili, arrivi all'esame e ci sono delle traduzioni tipo il livello concentrico delle tecnologie dei cavi della casa che è esplosa l'anno scorso durante, cioè cose del genere che puoi allenare quanto vuoi, però diciamo che who knows. Ok, come al solito ho preparato di là, adesso vi faccio vedere il mio pranzo, ma è la mia classica insalata con avocado. La scorsa settimana praticamente vi ho detto che ero alla terza stagione di How to Get Away with Murder e sono già alla fine della quarta stagione. Great, me lo sono completamente mangiato. Ho già caricato la puntata e niente, adesso me la guardo. Allora, raga, la situazione è che io sono scema perché mi vado a vedere queste puntate che sto finendo la quarta stagione, che sono sempre le più eccitanti, le più interessanti, le più piene d'azione, intrecci di qua e di su di giù, e me la sto letteralmente facendo addosso. Intanto perché ho un'ansia pazzesca dalla giornata in generale, che ho fatto un esame oggi, ne ho uno domani, e ho detto vabbè, mi guardo un attimo con calma How to Get Away with Murder e ovviamente mi becco le puntate più ansiozene. Ho un'ansia, visto che mi manca una puntata per finire la quarta stagione, io non me la vedo stasera perché sennò non dormo più. Mamma che ansia ho! Comunque volevo aggiornarvi del fatto che ho girato finalmente la cannuccia, perché lo so che mi dite sempre che la mettevo al contrario.
Basta. Sono una caffeinomane, ma non ho nessun tipo di problema ad ammetterlo, diciamo. Sono tornata in questa mia posizione primordiale, adesso devo riprendere con il mio studio. Visto che ho l'esame domani, oggi sicuramente non è che imparo niente di nuovo di quello che già so. Adesso farò un paio di traduzioni, rivedo gli esercizi che ho fatto in classe per magari ricordarmi the key points. Domani l'esame è alle 2. È molto bello parlare dal passato per il futuro, in vista del futuro, perché ve lo racconterò se volete in un video specifico, ma visto che sicuramente questo video lo farò uscire tra sabato e domenica, volevo dirvi che l'esame io ce l'ho domani, che è venerdì, alle 2, e domani alle 2 esce il nuovo video con il nuovo video di Greta Menchi. Io non so se lo sapete, io sono una sua fan da anni ormai, e ho avuto la possibilità, ovviamente vi racconterò tutto in un video, se lo volete specifico, di far parte del videoclip della sua nuova canzone Fuori di me. Io non so ancora, non ho visto il video, quindi magari visto che ho fatto da comparsa, non so neanche se mi si vedrà, però non vedo l'ora di pubblicare tutte le foto che abbiamo fatto dietro le quinte. Se vedete una bionda nel video con una pettinatura cotonata e un vestito nero e un dolce vita con delle forme geometriche nere e bianche, that's me. E niente, iniziamo con questa giornata. Great. Ok, raga, allora sono sempre seduta nella stessa posizione, sono le 5 meno un quarto. E tutto va bene? Ho sempre una pressione allo stomaco che mi fa stare male dall'ansia, perché non mi sembra vero di aver iniziato la sessione, di aver già dato un esame stamattina e che domani devo andare a darne un altro. Penso che ogni giorno prima dell'esame ci siano diverse fasi. Cioè, la mia fase dopo pranzo è stata ok, adesso mi metto giù, yes, devo, mi impegno, eccetera, eccetera. A metà pomeriggio sono già stanca morta, infatti questa è la fase in cui mi sembra di non aver fatto niente, anche se ho fatto, boh, cosa ho fatto? Qua mi sono fatta una mela perché sennò non ragiono. Mamma mia, mi farò sentire durante l'ultima fase di questa giornata, che sarà la mia rassegnazione, quando ormai me la metto via, che dico che non posso fare di più, che dico che ormai quel che è fatto, non vi sto minacciando con questo pezzo di mela, scusatemi. Conto di avere anche domani mattina, perché magari con un po' una fresh memory, fresh brain, fresh freshness, che sarò più addormentata di oggi, riprenderò un attimo a fare due esercizi e poi niente, come va? Come va, va? Come va, va? Diletta. E benvenuti in fase rassegnazione. Non so se riuscite a vederlo, sono andata a farmi una doccia, mi sono sciacquata la faccia. Sono le 7 meno 10, il mio cervello non funziona più, però quello che farò adesso è intanto farmi la cartella per domani, devo portarmi i dizionari, devo riprepararmi il mio astuccio con 150 penne, perché tipo io ho l'ansia che se devo scrivere, magari se ho tipo due penne, se una non funziona e provo l'altra e l'altra magari non funziona, devo averne tipo un minimo di 5 penne, non sto scherzando. Sono molto agitata, sono appena stata al telefono con le mie compagne di vita e di percorso di università e abbiamo parlato che siamo tutte rassegnate ormai a quest'ora. Domani mattina mi sveglierò presto per fare un attimo una revisione a mente fresca. E ci vediamo domani mattina. E ci vediamo domani mattina. E ci vediamo domani mattina. Buongiorno amici, sono le 8 e 18. Ovviamente ho sempre il mio caffè. Sto parlando a bassa voce perché c'è ancora la Marti di là che dorme. Perché non ho voce, cioè sono le 8 di mattina, quindi devo ancora capire come si parla. Quello che mi aspetta questa mattina è fare un po' una revisione dei miei vecchi appunti che ho preso a lezione, quindi mettiamoci al lavoro. Come potete vedere, questo è il mio outfit da esame. Volevo mettermi le maniche corte perché so che ci sarà caldo, però nelle aule della Cattolica c'è abbastanza freschino e con la mia agitazione, che sicuramente intanto ho e avrò in quel momento, è meglio coprirmi le spalle perché ho paura di aver freddo. Me la sto facendo sotto, ho veramente paura, sono le 11:30 e ho appena buttato giù il riso perché devo pranzare, perché poi devo andare all'esame, quindi mi toccherà mangiare presto. Sono messa d'accordo con le girls perché prima di entrare passiamo almeno tipo una mezz'oretta insieme, giusto per stare tra amiche e prima di entrare all'inferno. Qua ho il mio bellissimo riso. Sono bravo.
ho tanta paura. Non voglio uscire da questa casa. Non voglio entrare in cattolica e affrontare questo esame. Ho veramente paura, ragazzi. Aiutatemi a scappare. Non voglio uscire di casa. Che paura. Raga, aiuto. Aiuto. Eccoci qua, insomma. Oh, appena arrivate già ci stiamo salutando. Abbraccio di gruppo, amiche, prima di andare. Oh, come ci sentiamo? Stiamo per entrare. Questa qua è l'aula. Raga, ho tirato fuori il telefono perché non ho voglia neanche di tirare la GoPro. Sono completamente devastata. L'esame è andato male. Anche se è in inglese, ci hanno messo delle traduzioni impossibili. Cioè, che mi sembra che io mi stia sfogando con voi, però cioè veramente ci hanno complicato la vita, ce l'hanno veramente messa nel trombino. Io non so cosa devo fare per questa università di più di quello che ho già fatto. Cioè, io sono di comunicazione, no? Voi due di turismo, com'è andata? Peggio che peggio. Cioè, io seriamente tutti malissimo. E poi quello che a me dà fastidio è che poi le persone passano, quelle che si lamentano. E io e noi, quando io vi dico che è andata veramente male, è perché è andata male, perché veramente era difficile. Cioè, non so seriamente come un esame così complicato io possa averlo passato. Cioè, non solo perché ci hanno dato delle traduzioni che quella dall'inglese all'italiano, cioè di una difficoltà che non so chi devo essere per passarlo. Quella dall'italiano all'inglese è ancora peggio. Il listening, boh. Cioè, io credo che l'unica cosa che sia andata bene sia stata la lettera. Se non ho scritto male, perché esatto. Se scrivo via Rossi, ma magari loro vogliono Rossi Street, capito? Siamo devastate. Non lo so cosa devo fare. Andiamo a bere uno spritz. Io sto trasportando questi dizionari. Grazie, tutto quanto, siamo in questa situazione qua. Cioè, noi tra 6 giorni abbiamo un altro esame. Poi tra altri 6 giorni. Esatto, ne abbiamo un altro. Abbiamo poi dopo 2 giorni un altro. Poi dopo 2 giorni un altro. E devo passare dal PAM. Questo sacchetto. Mi sto chiedendo seriamente perché ho scelto l'università che ho scelto in questo momento. Cioè, i miei occhi non me li sento più, ho le lenti a contatto che sono strasecche, infatti non vedo l'ora di andare in bagno a togliermi, a struccarmi, sono già in pigiama come potete vedere. E l'esame di oggi è stato difficile, cioè sono stufa di dover studiare e trovarmi cose il triplo più difficili all'esame, cioè non so cosa devo fare di più. Scusate, siamo passati da ieri che è andato stra bene un esame a oggi che è disastro, cioè disastro nel senso che non è che sono uscita dall'aula dicendo sì, ok, cioè, stra brava, cioè oddio, prenderò 100 lode, magari. Scusatemi se non sono troppo energica rispetto al solito, ma cioè sono morta. Oh mio Dio, io ho solo fatto 2 esami, me ne mancano altri 150. Io vi saluto dalla bellissima Milano, che oggi si sta veramente benissimo, riuscite a vedere un po' il cielo qua. E vi mando un abbraccio, vi mando un bacio. Sono un po' sconnessa dalla vita di YouTube, ma cercherò il più possibile di essere presente. Io vi mando un super mega bacio e vi saluto con un thank you guys for watching and see you guys next time. I love you. Bye.